La seduta è aperta. Invito l'onorevole segretario a dare lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta dell'8 ottobre 2015, Presidenza Boldrini, Baldelli, Giachetti. La seduta comincia alle 9:05 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 7 ottobre 2015. La Presidente dà conto delle missioni e passa alla discussione della nota di aggiornamento del documento economico e finanza 2015, nella quale intervengono i rettori Tancredi per la maggioranza, Cariello e Merillo di minoranza, nonché i deputati di Gioia, Galati, Tabacci, Guidesi, Librandi, Paglia, Buttiglione, Palese, Castelli e Fanucci. Chiusa la discussione, la Presidente avverte che è stata presentata la risoluzione Marchi 163 riferita alla relazione di cui all'articolo 6 della legge numero 243 del 2012. Avverte altresì che sono state presentate le risoluzioni Guidesi 160, Caso 161, Scotto 162, Brunetta 164 e Marchi 165 relative alla nota di aggiornamento del DEF 2015. La sottosegretaria De Micheli esprime il parere del Governo sui documenti di indirizzo presentati. La Camera approva quindi a maggioranza assoluta dei componenti la risoluzione 163 riferita alla relazione di cui all'articolo 6 della legge numero 243 del 2012. La Camera approva altresì la risoluzione 165 relativa alla nota di aggiornamento del DEF del 2015, risultando precluse le altre risoluzioni riferite alla nota. La seduta è sospesa dalle 11:10 alle 12:00. Alla ripresa si passa al seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 9 ed abbinate. Esprimono il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 i relatori Fabbri per la maggioranza, Invernizzi e La Russa di minoranza e la sottosegretaria Amici. Intervengono quindi sull'ordine dei lavori del deputato Invernizzi, Caprini e La Russa, nonché per un richiamo al regolamento del deputato Vito. Intervengono altresì per rendere chiaramente il presidente della prima commissione Manziotti di Celso, la sottosegretaria Amici e la relatrice per la maggioranza Fabbri. Dopo ulteriori interventi dei deputati Guidesi, Calabria, Costantino, Palese e Corsaro, la Presidente sospende la seduta. La seduta è sospesa dalle 12:50 alle 14:45. Alla ripresa, il Presidente dà ulteriormente conto delle missioni. Prende l'esame del testo unificato delle proposte di legge numero 9 ed abbinate, breve dichiarazione di voto alla Camera, respinte le restanti proposte di modifica poste in votazione, approva gli emendamenti. 1.600, 1.102, 1.103, 1.700, gli identici emendamenti 1.351 e 1.352, nonché gli emendamenti 1.353 riformulato, 1.354 riformulato e 1.701. Approva altresì l'articolo 1, l'emendamento 2.600, l'articolo 2, l'articolo aggiuntivo 2.0.600. Il subemendamento 0.2.0114.600, nuova formulazione, nonché l'articolo aggiuntivo 2.0.14. Si passa alla trattazione degli ordini del giorno, sui quali la sottosegretaria Nici esprime il parere del Governo, per la cui votazione i rispettivi presentatori non insistono. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta del 13 ottobre 2015, secondo quanto convenuto in sede di conferenza dei presenti gruppo. Nel corso dell'esame del provvedimento sono intervenuti i relatori Fabbri per la maggioranza e Venezia Russi di minoranza, la sottosegretaria Amici nonché i deputati Di Lello, Ciocchi, Rondini, Corsaro, Pini, Bragantini, Biancone, Martinelli, Totaro, Nuti, Caperini, Molteni, Prataviera, Buttiglione, Federica, Pira, Specchi, Prodani, Mucci, Guidesi, Calabria, Palmieri, Palese, Costantino, Lamarca, Centemero, Santerini, Panarale, Figgiare, Nissoli, Gitti, Marazziti, Dorina Bianchi, Beni, Taricco, Giorgi, Stabacci e Gigli. Sono altresì intervenuti sull'ordine dei lavori dei deputati La Russa, Mucci e Abrignani, nonché per il richiamo del regolamento dei deputati Federica La Russa, ai quali ha reso presentazione il Presidente. Il Presidente comunica quindi le determinazioni assunte in sede di conferenza dei Presidenti di gruppo relativamente all'articolazione dei lavori dell'Assemblea nella successiva settimana. Intervengono infine sull'ordine dei lavori i deputati Temenek, D'Incà, Minucci, Marazziti, Ferraresi e Spadoni, nonché, per sollecitare la risposta ad un proprio atto di sindacato ispettivo, il deputato Luigi Gallo. La seduta termina alle 18:50 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 9 ottobre 2015, con inizio alle 9:30. Grazie, onorevole Adornato. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Alli, Amici, Bindi, Caparini, Capelli, Causin, Censore, Damiano, Di Gioia, Di Lello, Federica, Fico, Gregorio, Fontana, Frusone, La Russa, Manciulli, Marazziti, Martella, Migliore, Morassut, Pes, Piccoli, Nardelli, Porta, Saravetto, Rosato, Scotto, Tabacci e Valere Valente sono in missione a decorrere la seduta odierna. Complessivamente i deputati in missione sono 91, come risulta l'elenco depositato presso la Presidenza, sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza del giorno è la numero 2104 dell'onorevole Brunetta, su chiarimenti in merito all'utilizzo dei fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2007-2013, anche in relazione alla copertura